collezione di Mandela, lei ha pubblicato un'antologia su alcune fiamme africane che hanno viaggiato un po' per l'Africa attraverso la voce dei cantastorie. Allora Mandela, nella sua introduzione, riferendosi appunto a fiabe di tradizione orale, dice: nel migrare di popolo in popolo o da un gruppo etnico a un altro, esse, cioè le storie, hanno acquisito fronzoli, orpelli e talvolta hanno subito adattamenti. Una storia, infatti, è una storia e ognuno di noi la può raccontare secondo la propria immaginazione, il proprio modo di essere, il proprio ambiente. E se alla storia succede di mettere le ali e di diventare proprietà di altri, noi non possiamo trattenerla. Un giorno però tornerà da noi, arricchita di nuovi dettagli e con una voce nuova. Questa caratteristica dei racconti folclorici trova espressione nella tradizionale formula con cui il cantastorie Ashanti conclude la sua narrazione. Quella che ho raccontato è la mia storia, dolce o amara che vi sia sembrata. Qualcosa portatela con voi e qualcosa lasciate che torni a noi. A me piaceva ricordare questo perché piacerebbe proprio che le storie che noi abbiamo raccontato in questo convegno, incontro, un po' ce le lasciate, un po' le portate con voi, un po' le farete ritornare a noi. E proprio per questo voglio dire che come gruppo di università, Matilde Carlari Galli, io, ma ragazze Contini, Maurizio Fabbri e tutti gli altri, molti di quelli che collaborano con me, la Stefania Lorenzini, eccetera, abbiamo pensato che ci sono, che l'università può mettervi a disposizione delle cose, non può far molto sul piano della ricerca del lavoro, però può fare molto sul piano della vostra professionalizzazione, sul piano dei lavori che voi fate. E quindi possiamo mettervi a disposizione delle cose. Noi abbiamo una rivista, Educazione Interculturale, che è pronta a ricevere i vostri materiali per far sì che quelle storie ritornino in giro. E soprattutto abbiamo costruito da poco una rivista online ad accesso libero che si chiama Ricerche di Pedagogia Didattica, con in particolare una sezione Pedagogia Interculturale, Sociale e della Cooperazione, che vuole affrontare proprio questi temi qui. Dunque questi strumenti sono aperti e sono a disposizione vostra, possono essere, come dire, sponde per creare quello che a me sembra molto importante riuscire a creare, cioè delle competenze su questi temi, un sapere su questi temi che sia un sapere collettivo in relazione ai quali dei professionisti o delle professioniste contribuiscono a far crescere. Accanto o dentro la rivista telematica noi possiamo aprire un forum o tanti forum di discussione e i forum potrebbero essere gestiti e autogestiti da voi. Dunque gli strumenti ci sono, queste storie che ci sta raccontando con alcuni di voi da molti anni sono storie che possono davvero rimanere a voi e anche ritornare un po' da noi. In questa logica qui, Gabriella Ghermandi ci parlerà ancora della sua storia, di questa sua triplice identità. Adesso vi posso salutare a tutti, perché in realtà l'inizio del mio intervento era confinato a questo pezzettino. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori, ringraziare Miriam, Paolo Baudengo che ha voluto invitarmi e soprattutto anche Valeria Di Modica, perché è stato grazie a lei se ho potuto portare la mia arte qua tra voi. E, come avete sentito, io sono italo-etiope eritrea. Allora avevo pensato all'inizio di fare un intervento un po' teorico, diciamo, però poi dopo insomma ho pensato di partire raccontandovi un'altra storia. L'anno scorso sono stata in Etiopia a portare tre amiche che da tanto tempo mi chiedevano di visitare la mia terra. A me piace molto quando vado lì andare nelle nostre chiese, perché c'è una situazione è così particolare. Uno arriva da una strada molto caotica e poi entra nel giardino della chiesa e improvvisamente si trova in un silenzio infinito. E allora
stava sotto un vecchio albero quando è arrivato un vecchio signore, più o meno circa di 87 anni, e ad un certo punto mi sono accorta che era il vecchio narratore della TV che da piccola ha invalidato i miei sabati mattina con le favole, e si è seduto vicino a me. Mi ha guardato, insomma, io non sono, cioè mia madre non è stata molto generosa di colore, quindi lui mi ha guardato un po' e poi dopo allora gli ho detto no, ma sono metà etiope, parlo l'amarico, e ci siamo messi a parlare. Mi ha detto, ah, pensavo tu fossi solo italiana, perché io parlo l'italiano, però non mi piace parlare, non mi piace neanche pensare all'Italia, perché durante l'occupazione Graziani ha fatto uccidere tante persone della mia famiglia, e mio padre e mia madre sono morti sul campo di guerra nella regione di Harar mentre avanzavano le truppe italiane dalla Somalia. Però oggi sei qua e allora ti racconto una storia. Chissà che tu non la racconti poi quando tornerai nella terra di tuo padre, e ti prego in quell'occasione di usare le parole giuste, perché quando si parla di qualcuno questo è ospite delle nostre parole e quindi non deve essere offeso. Però lui mi raccontò che a quel tempo viveva ad Addis Abeba e andava alla scuola francese, e praticamente quell'invasione era una invasione annunciata da tanto tempo, e il giorno del Meskel, che sarebbe la festa della croce verso la fine di settembre, andò a vedere la grande parata davanti all'imperatore Haile Selassie quando passavano tutti gli eserciti, e quindi lui andò a bearsi di vedere questi guerrieri che di sicuro avrebbero difeso l'Etiopia e avrebbero vinto e avrebbero riportato una nuova vittoria come ad Adwa. Era sicuro di questo, e mi raccontò che poi quando scoppiò la guerra e l'invasione iniziò praticamente 5 giorni dopo quella parata, lui andò davanti alla casa imperiale e dice, mi sembrava c'era tutto il popolo lì, come uno sciame d'api a cui è stato minacciato l'alveare, tutta la gente era lì, e in mezzo c'erano anche tanti guerrieri. Dovete sapere che a quei tempi ogni capo di guerriero aveva un cavallo, e ogni cavallo aveva un nome, e quando i guerrieri cantavano le canzoni di guerra dicendo che si sarebbero buttati nella battaglia in nome del loro capo, usavano il nome del cavallo, perché tale era l'onore nei confronti del capo che non lo si poteva nominare. E così c'era il grande capo Amorà, il falco, e aveva un cavallo che si chiamava Padre Vento. E lui, guardando quell'esercito, mi disse che era sicuro che avremmo vinto, e non solo. Lui disse poi, sai, a quei tempi ero giovane e non sapevo niente di politica internazionale, non sapevo come si combattevano le guerre da altre parti del mondo, non sapevo di carri armati, di aerei, non sapevo niente. E poi è iniziata la guerra, e all'inizio ci sono state delle vittorie, ma poi ad un certo punto sono cominciate ad arrivare notizie su una strana nebbia che veniva buttata giù dentro a dei contenitori con gli uccelli di ferro, in pratica erano i gas. E piano piano l'esercito etiope ha cominciato a disfarsi e tornare verso la capitale, poi sparpagliarsi, per poi dopo, alla fine, quando l'Italia riuscì ad occupare l'Etiopia, molti dell'esercito sono finiti nella resistenza. E loro, lui mi disse, in quei giorni ho saputo, quando avevamo ormai già perso, che anche i miei genitori erano morti, e mi sono ammalato. E mia zia, che era l'unica persona rimasta della famiglia, dopo aver consultato vari eremiti, decise di portarmi all'ospedale. C'era un ospedale costruito da Menelik, che dopo l'occupazione era stato intitolato al Duca degli Abruzzi, e mi portò lì, e c'era un dottore che si chiamava Dottor Quiniti. E questo dottor Quiniti era un parente acquisito di Graziani e mi ha curato lui. E però per tanto tempo ha detto che non potevo uscire dall'ospedale perché avevo una brutta infezione polmonare, quindi dovevo fare questa lunga convalescenza. E alla fine, in questo periodo di convalescenza, ho talmente acquisito dimestichezza con l'ospedale che poi alla fine mi hanno assunto. E tenevo la lampada in sala operatoria e poi facevo le medicazioni. E che cosa succede? Che un giorno arriva un camice nere, entra dentro l'ospedale e vede che in fondo al corridoio dell'ospedale c'era la statua di Menelik. Allora dice, cosa ci fa qui la statua di quel nero? E lui dice, ma quello non è un nero, è Menelik, è il camice nere. Appunto, lui è un nero e sei un nero anche tu. Allora
il narratore gli ha detto: no, io non sono nero, sei tu che sei nero, guarda che il colore del tuo cuore è arrivato fino alla camicia. Allora questo qui ha cominciato a prenderlo a calci e ha detto: mi avrebbe ammazzato se non fosse arrivato il dottor Quinity e se non mi avesse strappato praticamente dalle sue mani. E che cosa è successo? Che il camice nero da quel giorno, ogni volta che lo vedeva nel corridoio, gli tirava un calcio nel sedere e poi gli diceva virgola, nel senso che il discorso non era finito. E alla fine lui per tutto l'ospedale è diventato virgola. Poi un giorno è stato ricoverato un monaco e questo monaco aveva una brutta ferita. Comunque, insomma, per farvela breve, alla fine lui, il vecchio narratore, aveva in qualche maniera ceduto alla colonizzazione italiana e questo monaco un giorno l'ha chiamato e gli ha detto: io non sono un monaco, sono un guerriero, un resistente. Tu puoi fare finta di abbassare la testa, ma non devi vendergli il tuo cuore deve rimanere per noi, per la nostra libertà. E questa è la storia che mi ha raccontato il narratore. E il colonialismo è stata una situazione molto violenta anche nella mia famiglia, perché noi abbiamo vissuto, la mia linea materna ha vissuto la legge sul madamismo, che era una legge che non permetteva ai bianchi e ai neri di incontrarsi. Però vorrei dirvi una cosa di quei tempi che sempre mi disse il narratore, che a quei tempi, quando venivano presi i resistenti etiopi, siccome in prevalenza erano cristiani, venivano fatti ammazzare dai musulmani libici o della Somalia. E a quei tempi, per gestire il potere con la Chiesa italiana, dato che l'impero era così grande, Mussolini usava l'Islam, lo teneva in alto. E oggi a pensare mi fa un po' sorridere questa cosa, come si siano ribaltate le situazioni e come a secondo della comodità il nemico prende un'altra veste. E quindi, insomma, volevo riportarvi questa memoria. E comunque, come vi dicevo, io ho vissuto il colonialismo attraverso mia madre e con il professore Genovese siamo d'accordo che vi racconterò di quando sono arrivata in Italia. Che cosa è successo? Che io ho vissuto anche il mito del paese colonizzatore in qualche maniera, no? Questa è una cosa che succede a tutti i colonizzati, di vedere il colonizzatore come qualcosa di superiore. E, però sono venuta in Italia che avevo 14 anni e la sera prima di partire mio padre era morto da un anno. Mio padre, se ci fosse stato, non saremmo mai venuti in Italia. Lui diceva: voi non avete idea di che cosa sia l'Italia, questa è la nostra terra. Ma mia madre, che aveva il mito della colonizzazione, quindi voleva vedere questo grande paese con insomma, prosperità di ogni tipo, aveva deciso che, visto che noi avevamo già passato 5 anni nella guerra civile, dovevamo venire in Italia. E però lei non è riuscita a partire subito, quindi sono venuta da sola a 14 anni. E che cosa è successo? Che la notte prima di partire ho avuto una sorta di crisi di nervi, ero molto agitata dal fatto di pensare di lasciare la mia terra per venire in questa che non conoscevo. E mia madre mi ha mandato a chiamare un dottore che mi ha portato un calmante e poi sono venute tutte le nostre vicine di casa e anche mia nonna. Mi dicevano: ma dai, vai nella terra di tuo padre, là c'è tutto, di che cosa hai paura? Mi dicevano. Poi sono arrivata qua e ho scoperto una cosa, che qua non c'è tutto. Perché come si fa a dire di un paese che c'è tutto quando manca la consolazione? Quando la parola viene usata spesso e volentieri per ferire piuttosto che per abbracciare, quando la parola non viene usata per sollevarti dalla solitudine. Ecco, questo è quello che io ho vissuto quando sono arrivata in Italia. Mi sono sentita trasparente e ho vissuto una doppia assenza. Ero assente nel mio paese ed ero assente qua perché non avevo nessun tipo di presenza, mi ricordo i compagni di classe miei, quando avevo prima superiore, che mi fecero un'unica domanda: come vi divertivate? E io: come ci divertivamo? Vivevamo. Come si fa, capito? Cioè, io venivo da un paese dove non c'era questo concetto dell'intrattenimento. Noi stavamo tutti assieme. Ho vissuto in una società collettivista ed arrivare in una società individualista è stato molto violento. E a quel punto l'unica cosa dell'Italia che avevo, con cui mi identificavo, era la lingua. E ho cominciato ad abitarla raccontandomi le storie del mio paese.
avevo mandato un contributo molto semplice per questo incontro, su cui avevo fatto una specie di introduzione, di riflessione iniziale, che secondo me può contribuire molto a sviluppare il tema, quello dell'immigrazione, i conflitti politici e solidarietà sociale. Il termine del conflitto, anche se non mi piace molto, a volte credo sia una cosa importante, e quindi ho cercato un attimo di riassumere quello che mi hanno insegnato a scuola durante tutto il mio percorso formativo che ho seguito in Camerun e che in Italia ho completato in qualche modo, insomma. La cosa è molto semplice, che il nostro continente, parto da qua perché altrimenti non, però cerco veramente di farla breve, ha conosciuto tutti, il Camerun in particolare, dove sono passati i portoghesi, olandesi prima, poi i tedeschi, i francesi, gli inglesi, chiunque è venuto, anche i greci ovviamente, e ognuno ha generato sulla nostra terra un conflitto, di vedute, una sorpresa per sé e anche per noi, una preoccupazione, finché a un certo punto non è saltato fuori un concetto enorme. Già avendo studiato un po' la storia ho visto che anche quando non c'era proprio il rapporto di colonialismo c'era comunque un tentativo da parte dell'Occidente di pervadere, di calpestare la cultura degli altri e di far esprimere quello che oggi viene chiamato l'eurocentrismo, che non è altro che l'imposizione della veduta, del modo di pensare, di fare degli occidentali nei confronti degli altri. Per cui se eravamo, dice un testo di Umberto Eco, tutti nudi quando sono arrivati in Africa, si sono scandalizzati perché noi non abbiamo la cultura, e se vai a Rimini o a Riccione ad agosto ci sarebbe da scandalizzarsi anche lì. Oggi però, perché è passato un po' di tempo, mentre noi ci siamo vestiti, gli occidentali si sono svestiti. Ed è anche questo un conflitto di interesse. Allora, i concetti sono semplici. Imperialismo, colonizzazione, il neocolonialismo, che è una forma corrotta della colonizzazione comunque, la globalizzazione e l'immigrazione. Se non si riesce a collegare questi elementi, non si riesce proprio a capire cosa succede. Per cui uno dice, ah, c'è l'immigrazione, sembra che sia piovuto dal cielo. In realtà è una conseguenza storica importante di un sacco di cose che sono tutte espressioni di conflittualità e di aggressione dell'Occidente nei confronti degli altri. Imperialismo, mi dite voi che qualcuno ha detto il fardello dell'umanità era l'Africa, oggi il fardello dell'umanità mi sembra sia l'Europa, tant'è che si dice che grazie agli immigrati si riuscirà a pagare la pensione o a risanare il debito pubblico, l'Italia si configura perfettamente come il fardello degli immigrati. Allora, le questioni che pongo sono queste. Che cos'è permesso per noi, se vogliamo riflettere in termini di cultura, di intercultura, di conflitto, di politica e di solidarietà? Io penso che bisogna scendere su due piani. Che cos'è permesso, e l'ho chiamato prescrizione, che cosa non è permesso, che è una proscrizione, ma non invento niente, è scritto dappertutto, in questa società che ora ci accomuna, da sottolineare la parola. Il tema è arduo e interessante. Che cosa è permesso? A chi? A me, a voi, a tutti quanti. Non si deve considerare le origini su questo, perché secondo me è sbagliato. Che cosa è permesso? Non è permesso. È permesso di lavorare. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, ditemi voi chi è che merita di starci se non gli immigrati lavoratori. Ma è così tutti i giorni, sono paradossi evidenti, sono cose talmente evidenti che è paradossale che la gente non lo veda. Cioè l'Italia è una repubblica fondata, repubblica democratica fondata sul lavoro, gli immigrati sono dei lavoratori, sono italiani. Tiene, anche aristotelicamente parlando. Cosa non è permesso? Agli immigrati non gli è permesso di pretendere di vivere come gli italiani in Italia? Sì o no? No, perché non può essere così. Allora, se parliamo delle leggi,
siamo convinti che devono essere quelli per tutti, ma per tutti, tutti quanti. Ed è vero che la legge dell'immigrazione colpisce solo l'immigrato, adesso, ma colpisce molto anche l'italiano e non si rende conto perché vive nell'illusione che sta meglio e che noi stiamo peggio e che finché noi stiamo peggio può compiacersi nell'immagine di sofferenza nostra e farsi l'idea che sta meglio di qualcuno, che secondo me è proprio un'idea banale. La necessità di differenziare la legalità, cioè il permesso e il non permesso, che è stabilito dalla legge, e la cultura è intesa come valori popolarmente applicate e comunemente accettate, secondo me, in una fase di analisi e di riflessione, è quel che ci vuole adesso. Cioè, fino adesso c'è un gran casino, è un rumore di sottofondo che non ci consente di capire che cos'è quello che tutti devono fare, e la legge è scritta e deve essere così, perché è nel codice civile, e poi l'insieme delle altre cose che si fanno così e si accettano. Per cui uno incontra l'altro che ha organizzato la sua festa e stanno mangiando, stanno bevendo birra e latte e dice che strano. Certo, forse sono abituati a bere birra e latte, e non è proscritto da nessuna parte e me lo devi lasciar fare. E penso che su queste sfere le uniche cose che devono essere oggetto della nostra riflessione profonda, collettiva, sono quelle che sono fatte comunemente, insieme tra di noi, tutti quanti, e che possa avere del riversamento, diciamo così, positivo o negativo nella società, quelli devono essere oggetti di riflessione. Come il pensiero dilagato, che dice che gli immigrati devono fare il lavoro che gli italiani non vogliono più fare. Questo non è scritto da nessuna parte. E quindi fa parte di un retroterra culturale che va interrogato e criticato enormemente. Prima da noi, in veste di intellettuali o di persone che ci pensano, ma prima, ancor prima di noi, da voi stessi, che lo applicate senza pensarci. Perché in fin dei conti il senza pensarci non è umanamente distinguibile. Il senza pensarci. Siccome l'uomo, e dice l'Occidente, si distingue dalla sua capacità di pensarci su, il senza pensarci ci nega il nostro carattere umano. Ma in realtà il vero problema è questo che vado a toccare. Quel che c'è, prodotto insieme a noi o no, come ce lo gestiamo? Questo è il punto. Perché in realtà non si focalizza questo, in realtà è quello, quel che c'è, cioè l'insieme delle dotazioni che sono qui. Come ce lo gestiamo? Perché lì la politica e solidarietà sociale vuol dire questo, a mio avviso. Se qualcuno l'aveva inteso diversamente, dopo ne discutiamo. Faccio molto velocemente. Quel che c'è, come ce lo gestiamo, come ce lo dividiamo? Noi pretendiamo, e questa è una presa di posizione mia, che ce lo distribuiamo equamente. Porca miseria, se è arrivato adesso Raimond, cioè il mio nonno, il mio bisnonno, ha fatto tutto quanto, le strade sono qui, voi siete venuti qui perché noi abbiamo il benessere. È quello che vi fa venire. Però sì, è vero, vogliamo condividere il vostro benessere al 100%, perché in realtà non è vostro. Non è vostro. Prima di Raimond è arrivato in Italia, e l'ho scritto nel mio foglio che ho mandato, il caffè coltivato da mio padre, comprato a prezzo di niente e a volte anche preso con la forza. L'ha consentito il governo del mio paese, non so, non mi importa. La verità sta che chi compra dal ladro è punito più fortemente dal ladro stesso. E lo dice l'Italia, non lo dicono le leggi di questo paese. Quindi quel caffè che c'è è mio, ragazzi. Quel che avete consumato per anni e anni, io sono la persona che l'ha coltivato. Non parlo per parlare, è vero. Cioè, dalla mia infanzia ho coltivato il caffè, raccolto, macinato, e non si consuma a casa mia.
è arrivato prima di me, il petrolio, il legno, e continua ad arrivare in abbondanza. Chissà questo da dove viene. E secondo voi, dopo tutta questa roba qua, mi devo sedere e aver paura? No, io credo di no. La mia roba è arrivata prima e quindi io seguo la mia roba. Ma anche quel che avete voi in mano, tuo bisnonno no, non è che ci hai fatto niente. E poi se ti ha lasciato un appartamento lo prendi con gioia, no? Eppure a tuo bisnonno non ci hai fatto niente. Cioè non hai dato nessun tipo di mano a tuo bisnonno. Quindi la riflessione culturale che dobbiamo fare è questo. Inutile che ci nascondiamo. Quel che c'è, la scuola che c'è, ci devono andare i nostri figli come i vostri, 100%. Se hanno bisogno di sostegno, ci devono essere i sostegni per loro. La casa che c'è da distribuire, se ce n'è ancora, da parte del comune, la deve dare e chi ha bisogno deve prendere. Un immigrato va bene, sono solo loro al 100%, va bene. Questo è il discorso massimizzato e dobbiamo farlo con forza, perché altrimenti non ci capiamo. Questo vuol dire parità. Solidarietà sociale, questione di interesse individuale. Chiudo, mancano proprio due righe, quindi possiamo. Chi dice, ma un ragazzo che faceva l'obiettore di coscienza da Padre Marella nel 99, e io ero volontario e andavo in giro con lui a scaricare i mobili dai palazzi, gente che chiama e dice voglio buttare via il mobile, non so dove metterlo, potete venire a prendere. Mi fa una domanda particolare. Raimon è un ragazzo bravo, tranquillo, evidentemente un po' ignorante, ma nel senso buono della parola. Dice, Raimon, voi che mandate i soldi a casa, non è che a un certo punto qua finiscono i soldi? Cioè, la sua paura era che noi mandassimo tutti i soldi dell'Italia a casa nostra e poi, quando poi torniamo a casa, qua non c'è più niente. Facevo fatica a spiegargli che forse è anche possibile, forse è anche già accaduto, perché il legno, il caffè di cui vi ho parlato, a un certo punto non c'era più niente. E quindi è stato mandato tutto qua e nessuno si aspettava che venissi anch'io e a un certo punto sono saltato fuori, proprietario della roba. Dico, questa è roba mia, me la restituite. E questo che turba, ma nell'incoscienza è talmente sotto coscienza che qui in Occidente, secondo me, sento anche degli uomini politici, di quelli che devono guidare la coscienza collettiva su argomenti vitali per gli italiani stessi. Ma al 100%. Ma l'ho fatto prima dall'altra parte un po' arrabbiato questo discorso, adesso lo faccio con più serenità, anche perché sono seduto, c'è il professore, non vorrei mai che mi arrivasse qualcosa. Però in realtà gli italiani non ce la possono fare, non ce la possono fare per niente. Provate a incontrarne uno a Parigi, tutto timoroso, dico, ma perché hai così paura? Sei un italiano, in fin dei conti, sono occidentale, cioè, muoviti. Anche l'ascensore roulant, non ce la fa salire, non ce la potete fare, ragazzi. È un'evidenza. Ho studiato in America, in Canada e in Italia. Ho visto come i giovani americani o canadesi, diciamo così, godono delle tasse universitarie che pagano al 100%. E io ho un sacco di colleghi italiani che hanno studiato con me scienze della comunicazione, uguale, abbiamo fatto lo stesso percorso, che pagavano l'affitto come me in una situazione tremenda. A Bologna in 5 anni hanno cambiato 15 case, più nomadi di così non si può, che veramente non hanno attinto dall'università la metà di quel che era il loro diritto. E allora quando mi viene a parlare con questa faccia, dice, Raimon tornerà giù o rimanere qua, dico, che te ne importa? Se qua che paghi l'università non riesci neanche a avere il 50% dei tuoi diritti e ti preoccupi se devo tornare a casa o no? Cioè, adesso dico così perché sono tutti amici. Però per dire, l'Italia non ce la fa. Non lo dico io, lo dicono gli italiani. Però è il momento che incominciamo a dirlo noi. Perché se noi non lo diciamo, gli italiani continuano a porci nei nostri confronti con questo termine di condiscendenza che è più
ipotetico che è reale. Cioè, è più immaginato che vero. Non ce la possono fare, vai a lavorare, è una situazione, è un disastro. Chi può, meno fa. E quindi se fai di più perché sei l'estracomunitario e fai il negro. Però così ti devi conquistare il posto di lavoro, perché altrimenti non ce la fai. Pensioni, la casa. Io penso che un giovane italiano, se non c'è suo padre, sua madre, che gli dà l'appartamento, è morto. No, non va da nessuna parte. Se no spenderà tutta la vita insieme alla moglie a comprare un appartamento di 2 camere. Vi sembra un obiettivo interessante della vita questo? Non credo. Allora, però io che vi parlo, ho fatto 2 case in Camerun a 5.000 euro l'una. Porca miseria, se conoscevo 2 ragazzi italiani che erano così bravi, li portavo a casa mia e gli davo anche un pezzo di terreno. Fatti una casa, dai, non ti preoccupare, te la do io. Cioè, cose che probabilmente un italiano doc morirà senza mai fare. E allora di cosa mi parli se andiamo a fare il bilancio complessivo della vita, capito? Cioè, la tua vita che cos'è? Tuo nonno, tua nonna, tuo padre, tua madre, 40 anni in casa, poi riceverai in eredità quel che ti dà. Cosa aggiungi? Il niente su qualcosa. Allora siamo un po' attenti quando ragioniamo su questo. Il bello dell'immigrazione è che portiamo lo spirito di lavoro, che ci vuole dappertutto. Tu vuoi lavorare, anzi, lavoro allontana dal vizio, dice lo scrittore francese, non sono io. Portiamo l'abitudine al lavoro, proviamo a lavorare insieme, creiamo qualcosa, un qualche valore. È bello fare questo insieme, senza dire io sono italiano e tu devi stare di là a ascoltare quello che ti dico io. Allora su questo punto, se vogliamo discutere, non può essere che in situazioni di questo tipo qua. Cioè, che chiamo di massa, ma anche di prossimità, in cui ci si può anche vedere e toccare, e riflettere un attimo, e spegnere la televisione, perché da lì viene un tutto pronto, ma lo sapete il tutto pronto? Che cosa ha fatto Augusto? Cioè, è un tutto pronto bruttissimo, che come la nonna che mi dice, io compro i tortellini, sembrano plastica, hai ragione, è esattamente come l'informazione che attingi dalla televisione, perché non è più, ormai lì ci sono delle posizioni sparate che noi non capiamo più. E questo che vi dico è una sensazione condivisa in mezzo agli immigrati in un modo che voi non potete mai immaginare. E più dite noi, riferendovi a voi stessi e per opposizione a noi, e più si crea un divario tra noi e voi. Rovesciate pure, anche tra voi e noi è lo stesso. E cosa vuol dire? Che a un certo punto la solidarietà sociale non può contare su di noi, se non sugli aspetti in cui siamo obbligati. E quando avremo modo di far saltare l'obbligo, lo faremo con forza. E voi sapete cosa significa tutto ciò, vero? Cioè, non è che invento niente. Quando arriviamo a un numero talmente consistente che portiamo al Consiglio Comunale 15 o 20 consiglieri, cambiamo la legge a Bologna, va bene? Diciamo che le macchine parcheggiate devono avere un segno se sei immigrato o no. Se sei immigrato, niente multa. Se sei italiano, multa. Facciamo votare la legge in Consiglio Comunale e la facciamo passare. Secondo me non dobbiamo arrivare a questo punto. Se vogliamo riflettere su solidarietà sociale e come tenerci la mano, dobbiamo partire su questi principi. Quel che c'è è di tutti. E dobbiamo esigere. Non star zitti, perché l'omissione è una colpa. Non possiamo star zitti quando gli immigrati sono sotto il freddo a richiedere permesso soggiorno con bambini che piangono, mentre a 100 metri gli italiani entrano all'ufficio passaporto, si siedono e leggono il giornale. E noi facciamo finta di niente. Eppure siamo colpevoli tutti quanti. Secondo voi chi è che viene a risolvere questo problema, se non siamo noi? Eppure è scritto dappertutto. Cioè a 100 metri, 100, neanche. C'è l'ufficio immigrati in cui gli immigrati sono in fila come delle bestie, pioggia, neve, non importa, mentre a pochi metri ci sono gli italiani che entrano innocentemente, perché ognuno è innocente,
si prende il numero, si siede e legge il giornale, aspetta il suo turno. Questo è vergognoso. Poi lasciamo perdere tutto il resto. Grazie. Grazie a tutti.